Sì, io sono la mamma di Marcella di Levrano e questa sera sono qui per dare voce al pensiero di Claudia Loi, la sorella di Emanuela. Lei non poteva venire e attraverso la referente del Nord Italia che si chiama Margherita Asta mi è stato passato questo messaggio di Claudia Loi. Io preferisco leggere prima il messaggio di Claudia e poi, se voi me lo permettete, accenno un attimo alla storia, la mia storia. Non si sente? Sentite, Ciao qui Ciao! c'è Ciao ancora spazio. Paolo, vieni Paolo, vieni, vieni Paolo, vieni. Ben arrivato Paolo. Claudia ci scrive, devo cambiarmi gli occhiali, scusate. Vorrei esprimere la mia gratitudine per tutti coloro che hanno organizzato questo evento, che pone l'attenzione nel ricordo della figura di mia sorella Emanuela e delle vittime di mafia. Esso è direttamente collegato all'affermazione dei principi della legalità e della civiltà, prioritarie per il progresso morale, economico e culturale di un popolo. Per noi familiari è motivo sempre di conforto sapere che la nostra cara Emanuela è ricordata con affetto dalla gente e anche il comune di San Giuliano Milanese le rende omaggio con l'intitolazione di questa biblioteca. Emanuela è morta per proteggere un uomo di grande spessore morale. È morta per servire lo Stato e non si è sottratta a un compito fortemente rischioso. Lei aveva una gran voglia di vivere. Era una ragazza semplice, di sani principi e con un gran senso del dovere. Il destino le ha assegnato una sorte tragica. Così accade che a Palermo, quella domenica sera del 19 luglio 1992, nota come la strage di Via D'Amelio, ci fosse anche lei nel gruppo di scorta del giudice Paolo Borsellino. Morirono insieme al giudice anche i cinque suoi angeli custodi. Insieme ad Emanuela posero fine al loro pellegrinaggio terreno anche Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Claudio Traina e Vincenzo Limuli. Emanuela aveva solo 24 anni. È la prima donna poliziotto a perdere la vita in servizio. Si ricordano i grandi nomi, ma tutti devono essere ricordati con la stessa forza e la stessa dignità. Memoria vuol dire impegno, e allora il valore della memoria e del bene che i nostri cari hanno compiuto nella loro vita terrena è giusto che diventi un patrimonio per la nostra società. Grazie, Maria Claudia Loi.